Bella ragazzi, sono Andragos, bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Stiamo guardando le missioni che ci sono rimaste e abbiamo la nota di Eltriss. Quindi leggiamo e ci darà una nuova missione. Ah, ora che ci penso, ora questo mi sa che possiamo metterlo via, non lo so, almeno penso. Allora, libri. Dov'è? Eccola qui. Completa. Sì, se togli. Togli, è scritto. Ok, iniziata la cospirazione dei rinnegati. Vai al santuario di Talus. No, io non voglio diventare un rinnegato. Vabbè. Amarcator, ho ricevuto una nota da un uomo di nome Eltris. Vuole incontrarmi al santuario di Talus, probabilmente per parlare del recente omicidio al mercato. Ah, al mercato! Ah sì, quello che è successo a Coso, a Markart. Esatto, dell'episodio scorso. No, l'episodio scorso, un paio di episodi fa. Va bene, andiamo al santuario di Talos, se questa si sposta. È la stessa storia, cioè ormai. Anzi, se non sbaglio abbiamo anche qualcos'altro da vendere. Beh, abbiamo questo e cosa? Nient'altro. Perfetto, la mia spada sempre pronta a dissetarsi quando ce n'è bisogno. Per il santuario di Talos, cosa intende? Intende proprio. Ah, lì, c'è proprio un Markart, è proprio lì. Perché se non sbaglio, proprio c'è proprio una caverna con con un altare con su Talos, se non sbaglio. Ed è notte. Questa non è una maledizione, è peggio della maledizione. Ah. Dunque, santuario. Stai cercando un posto dove. Dunque non sai niente su questa casa. No, non è No. qui. Non hai È visto di là. entrare o uscire nessuno? Nessuna strana luce o rumore È di sangue? be bellina pe però Quando Markart. Non ci siamo mai stati. È sempre stato. bellino La gente dice la che Skyrim è cascata uno dei così. luoghi più pericolosi di Tamriel, ma Ok. secondo me si Santuario di sbaglia. Talos. Chi è colui che vuole vedermi? A tutti i costi. Tu? Mi dispiace trascinarti nei problemi di Markart, ma dopo quell'attacco al mercato non c'è più molto tempo. Vabbè, Tu sei uno sperai. straniero, hai un aspetto pericoloso, ce la farai. Ce la farò? Di cosa stai parlando? Vuoi delle risposte? Ebbene, anch'io le voglio, come tutti in questa città. Un uomo è impazzito al mercato. Tutti sanno che è un emissario dei rinnegati, ma le guardie non fanno niente. A parte ripulire lo scompiglio che ha causato. Vuoi che scopra il motivo? Questa storia sta andando avanti da anni e tutto ciò che sono riuscito a trovare sono omicidi e sangue. Ho bisogno d'aiuto. Ti prego, devi scoprire come mai quella donna è stata attaccata e chi si nasconde dietro Weyland e i rinnegati. Ti pagherò per ogni informazione che riuscirai a procurarmi. Chi era Welin e dove viveva? Era uno dei fonditori. Anch'io lavoravo laggiù un tempo. Fondevo lingotti d'argento. Non ho mai conosciuto bene Weyland. Sapevo solo che veniva dall'enclave, come tutti gli altri lavoratori. Cosa sai su Margaret? Lei non è di Markart. Ha tutta l'aria di essere una straniera. I visitatori che vengono in città di solito si fermano alla locanda Sangue d'Argento. Ok. Fa attenzione con chi parli.
Sì, però non è, ti dispiace se faccio un giretto? Molto in stile nanico. Zoom. Zoom. Ok. No, ma è troppo Vieni bella subito da me non questa. appena avrai scoperto qualcosa. C'è questo effetto proprio. Ti illumini peggio Perché dei eravamo in divini. giardiniera un giorno tu, Allora. Pampete, mamma e papà. ma cosa ti lamenti? Grida che Allora. il cielo vi ha dato. Dobbiamo entrare nella locanda. Non mi ricordo più come. Accomodati. La locanda Sangue d'Argento Ah, ti offre sangue delle ottime d'argento, ah, opportunità allora e ho letto stanze bene. per te. Le ali di Alduin Eh? osservano sono previste spesso. E il suo ringhio era tale da lasciar senza parole. Il terrore si sparse mentre la gente scappava. Quando ero giovane Il avevo un fuoco, compagno che il sangue diceva e morte. ogni ferito che Adesso urlava. però non ci credo. L'attacco sembrava non lasciare alcuno scampo. Il terrore impregnò della battaglia il campo. Noi non litighiamo, figlio. La vittoria di Alduin avrebbe segnato dell'uomo il destino. Il suo triste fato. La Va svolta bene. pervenne, non senza sorpresa, e il potere della lingua riaprì la contesa. Ben Non ho mai sentito sta musica. presto il trionfo si mutò in lamento e la melodia di Skyrim riempì il firmamento. La via della voce aveva trionfato. La minaccia di Alduin ridotta al passato. Va I bene. suoi giorni Allora, stiamo mortali facendo la d'un missione. Mi sono un tratto attimo perso perché finiti. è la prima volta che sento Tutti una musica piantati del genere su da Alduin. un'eternità Mai si è sentita. sparito. Non sono previste spedizioni e quindi non faccio nulla. Bevo soltanto. Questa è un'ode dedicata ai figli e alle figlie più autentiche di Skyrim, Skyrim? canto della tempesta. Brindiamo Vabbè, questa è la solita. al domani e alla Infatti. sua gioventù. Allora, Sergio chi è che devo Kirinigaki, parlare? io sono quello che dottor potresti definire un Rivali. guerriero accottimo. Fammi un'offerta e forse combatterò al tuo fianco. L'impero e il passato e il suo Ah. fatto segnato. Col sangue la storia si avremo una casa. Non ho mai guardato se lui potrebbe essere un'alternativa a Mjol. Ma secondo me non è potente come Mjol. Perché secondo me quando muore, muore. E non è come Mjol. Non lo so, magari vedrò. Allora. Hai mai noleggiato. Ha mai alloggiato qui una donna di nome Margaret? Mi ricordo di lei, di come camminava, della sua posizione. Era un In che guerriero senso? addestrato, non c'è dubbio. Aveva una stanza qui. Forse ti conviene parlarne con il locandiere. Ok. Fa il Quando si è coltativo della sparso stanza. un Ottiene una sovrano, chiave della tu stanza. non pagami perché lo Hai faccio. intenzione di Questa è la prendere locanda quello che Sangue Margaret d'Argento. vorrà colpirlo di nuovo. Ti No, lascio indovinare chi ho è il ricordo che padrone. una volta un tagliacuole ha provato a Vabbè. rapinarmi. Te? Quando ho Ah, sguainato la sì. tagliateste, Ha credo che affittato la Sergio sia migliore fatto stanza che assieme alla abbiamo per un Marisa. mese intero. Addirittura. È Sarà un meglio se ci eroe dimentichiamo di lei. dal Porta cuore male parlare dei guerriero. morti a Margaret. È morta? Ascoltate, ascoltate, è il sangue di drago. Il suon della voce Ricorda, lo la birra costa meno del nordfiero. sangue a Margaret. Udite, Devi rivolgerti a mio udite, è padre il Kleber. sangue di Io mi Ma da occupo solo dei quando questi contadini. fanno il I nemici karaoke? di Skyrim, il fato è Qualcuno è stato aggredito nel segnato. mercato. Sai di chi si tratta? Attenti, attenti, Credevo è il fosse Margaret, sangue di la sua drago. donna. Era piaciuto in città da Rotta la Sigrid. tenebra, la Già, ma era leggenda è una nobile forte.
Non sa cantare questo qua. Io so cantare molto meglio. Dunque, io sono quello che potresti definire un guerriero a Cottimo. Fammi un'offerta e forse difficile. F5. Ah, da quando c'ho Anciolola la chiave? Ma non lo so. Comunque, oh, ruba? Ma no, io non rubo, io prendo. Non sembra esserci niente di che. No, c'è il diario. E il rapporto disastro, non lo so, io questi li prendo. Completa, leggi il diario di Marren. Ok. Qui cosa abbiamo? Vabbè, niente di che. Allora, no. Che ca... Allora, libri. Incontro a... Ah, trova le prove su Tonar. Allora, incontro alla tesoreria più tardi. C'è un uso di tempo. Tonar, sangue d'argento. È il fratello minore. Lui a comandare. Quindi devo parlare col tizio. E il... Come procedo? Lui? Ho cambiato le lenzuola. No. Io sono quello che potrei registrare tutti i nostri ospiti. Fammi un'offerta. Eppure mi sono autorizzato a perquisire la tua stanza. No. Ricordo. Non sono previste spedizioni. Va bene. Sarete a me e un giorno diventerai. Dovremmo aver finito qui. Ora sull'alto. Ti ho visto curiosare in giro e fare domande. Stai indietro. Non vuoi scoprire che fine fanno i piantagrani? Ascolta, stai calmino. Non voglio che usare guai. Tu te li vai a cercare. Tanto basta. Questo è l'ultimo avvertimento. Noi qui difendiamo la pace. Non intrometterti nei nostri affari. Ma chi ti ha detto qualcosa? Porca puttana. Anche questi si mettono. C'è un luogo maledico. Si chiama Rai. Allora, la prossima zona è da quella parte. Ma dov'è? Là in alto? Aspetta. Hai sconfitto e cacciato un grande tu. Ok, non so dove sto andando. Torre di guardia. No, ma non devo andare di qua. Dove? Non so, sta andando anche un attimino a scatti e non mi piace. Se posso sapere dove stiamo andando? Questo è il tempio. Ma devo uscire proprio? Eh sì, proprio uscire. Uno è qui. Ah no, oh no. Trova le prove di Welin. Eccolo dov'è. Mi sa che ci facciamo male. Ok, forse l'acqua ci ha assorbito un attimo. Tesoreria, perfetto. Andiamo qui, un attimo. Visto che c'è scritto sul coso. Diario della tizia. Ah, posso proprio andare così. Aver bisogno di qualcosa, fallo sapere a semplice. E cazzo. Ho una gran voglia di combattere. Non c'è no. Problema. Posso portare con me parecchie cose. No, aspetta, ho sbagliato. Ho una gran voglia di combattere. Dai. Non va più. Ho una gran no, voglia non va di più. Qualunque cosa. Non si sa perché. Basta ci sia da combattere. Allora, ce la fai ad aprirmi? Hai bisogno di qualcosa? Apri. Mi spiace, non è possibile. Perché no, non c'è Grimandelli. Non c'è problema. Posso portare con me parecchie cose. Ma io non c'ho voglia di... Allora, Grimandelli. Tutti e vai ad aprire quella qualunque cacchio cosa, di porta. Basta ci sia da combattere. Sì, apri la porta. Avevi bisogno di qualcosa? Apri. Mi spiace, non è possibile. Ma se tu una volta l'hai aperta la porta che è racchiusa a chiave... Problema.
Posso portare con me parecchie cose. Ragazzi, c'è il video a te testimoniare. L'ha fatto una volta. Sì, però che palle. Vabbè, visto che è semplice. No. Oppala. Ah, così. Buongiorno. Che cosa ci fai qui? Avevo detto niente visitatori. È una questione urgente, quindi non rompere. Che cosa ci fai qui? Avevo detto niente visitatori. Sono qui per parlare di Margaret. L'emissario imperiale. Certo, lo sapevo. Quanti saranno i cani che l'impero mi manderà contro? Questo è il mio giro d'affari. È la mia città. Voi, amici dell'impero, dovete imparare a starne alla larga. Non sono amico dell'impero. Ora sparisci. Assolutamente no. Tongvor. Cosa? Per gli dei, Betrid. Che c'è? Chi è stato? Quando ero giovane accompagnavo mio padre in tutte le spedizioni di caccia a morte. Ehi. La pace delle rupe si rifareva. Porco! Che c'ha? Aia! L'hanno uccisa. Dannato male. Dannati i suoi rinnegati. Parlerai ora? Va bene. Vuoi sapere che cosa sono realmente i rinnegati? Loro sono le mie. Non ti ho chiesto questo. Sta marcendo nella miniera di Sidna. Avrebbe dovuto tenerli sotto controllo. Hai stretto un accordo con i rinnegati? Quando la loro rivolta è stata schiacciata, ho ordinato di portare da me Madanak. Era come un animale selvaggio, ma era utile. Gli ho offerto di risparmiargli la vita, a patto che usasse la sua influenza per eliminare ogni potenziale disturbo. Rivali, emissari, semplici idioti. Per cui ho lasciato che guidasse la sua piccola rivolta dei rinnegati dall'interno della miniera di Sidna. E ora la situazione è fuori controllo. Va bene, non stiamo qua tanto. Il sangue di Markart è d'argento. Sì. Tacket. Ok, abbiamo anche delle nuove chiavi. Ok, altre chiavi. Non mi lamento. Che qua c'è un altro tizio e... Ok, possiamo andare anche nella casa del tizio tizia. Perfetto. Beh, per effetto un cacchio. Sta succedendo il delirio. Non lo so. Allora, l'ultimo posto cui dobbiamo andare è... qua, adesso. L'enclave. Orca miseria. Orca miseria, orca vacca. L'enclave. Ecco, questo che cosa vuole adesso? È una pelliccia quella che ti spunta fuori dalle orecchie. Qua a chiedere l'elemosina per le stelle. I migliori gioielli di Mara. Parati un mestiere. Ce l'hai con me, imbroglione di onore. Sei stanco di quei nobili altezzosi che rifiutano le tue fette di carne di cervo marcia. LOL. Nessuno rifiuta la carne di occhi per la maestria recca. È così che si fa, buttiamo via le robe. Proprio buttiamole per terra, così tanto per. Oppala. Enclave. Non dirmi che è un dungeon questo, perché mi incazzo. È un dungeon. Semi dungeon. L'enclave non fa per te. Fidati. Ma che ne sai? Cosa vuoi? Conoscevi Wayne? Non è il posto adatto per uno come te. Ma che ne sai? Conosci sta tizia? Oh sì, conosco tutti quelli che dormono nell'enclave. Sono io a consegnare le chiavi. Credo che ora qualcun altro prenderà la sua stanza. Mi serve la chiave della stanza. Mi dispiace, ma tu non sei di qui. Non te lo stavo chiedendo. Non c'è bisogno di agitarsi. Vieni, prendi. Furtività. Arrivederci allora. Furtività? Anche no, grazie.
Qual è la stanza? È questa? No. Sì? Sì. No, eh? Garvey, anche no. Lì c'è uno. No. Ah, è crollata qua la stanza, va bene. Tu, chi sei? Non ti conviene restare qui. Non conviene a nessuno. De Gagne. Vedere che questa, no. Allora è l'altra. Welin. Tac tac. Ah, devo proprio prendere le cose da qui? Sì. Faccio così, sono più sicuro. Allora, oro, pelliccia, pelliccia e nota. Mamma mia, quanto... Leggi la nota! Vediamo. Leggi la nota di Welin. Scopri chi è N. N, quello di Pokémon Nero e Bianco, no? Dovrai riempire il terrore i cuori dei Nord. Vai al mercato domani e saprai cosa fare. N. N, sì, è il figlio di Gegis. Guarda, ho già subito. Ho già capito subito chi è. Quindi... prima andiamo ad ammazzare Gegis e poi andiamo a trovare Annie. Questo che vuole? Ficcare il naso dove non dovresti. È ora di darti una lezione. Prima tu. Andiamo. Coraggio. Vediamo cosa sai fare. Occhio, occhio. Aia. Ah, io ho paura di usare l'urlo, Non mi fai niente! Lurido esca per la fossa. Parla, o te la vedrai con gli dèi. Nepos. Nepos, ecco chi è. Nepos, non è... Vabbè. Fa attenzione alla regione a nord. Quindi la prossima zona è... ah, è sempre qua. Ok. Perfetto, ma ragazzi... anzi, adesso vediamo. Ah, sì, è là sopra, mi sa. Andiamo. E sali. Sali. E sali. No, aspetta. Ho sbagliato strada. Ok, casa di Nepos. Ok, ma entreremo nella stanza nel prossimo episodio, quindi... per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mi raccomando di fare la visita del mio canale domani, perché inizierà una nuova serie, quindi mi raccomando, supportatela. E ovviamente anche di commentare per dire la vostra. E noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Skyrim. Bella!